L'occasione è stata un seminario tenuto sulla scrittura, sulla sceneggiatura. C'era un'allieva di questo seminario che sembrava molto, io parlo più piano, mi sembrava molto talentuosa. Allora lei mi ha detto alla fine di questo seminario: ho capito che io non voglio scrivere sceneggiature. E io ho detto: cosa vuoi scrivere? Ma non lo so, racconti, romanzi. E quindi ma non so da dove cominciare, di Foligno. Allora io ho scritto una paginetta che era lo scheletro di questa storia. Lei se ne sta lì, ha scritto effettivamente un romanzo, non ha pubblicato. Io ho ripreso tra le mani nel momento in cui bisognava in qualche modo cominciare a orientarsi su film da fare. Mi è sembrato che potesse essere un punto di partenza. Ovviamente poi con gli sceneggiatori Pierpaolo Pirone e Chiara Ridolfi abbiamo un po' anche stravolto un po' la storia, le situazioni, si è allontanato, però è rimasto un punto di partenza stimolante. Quindi è questa la storia, il titolo è cambiato da un altro tipo, è diventato Questi giorni. Diciamo che noi siamo partiti da una serie di divieti che ci siamo imposti, no? Ma di solito i registi fanno così, no? Girerò un film senza muovere mai la macchina, non farò questo, non farò quello, oppure non userò dolly o parleranno pochissimo, parleranno moltissimo. Noi siamo partiti dall'idea che pur raccontando la storia di quattro ragazze non volevamo una storia con un impianto sociologico, né esplorare gli aspetti geografici, artistici, nemmeno gergo, non ci sono molti accenni social che di solito affollano i film. E in questo senso non era un film studiato a tavolino, non volevamo fare un film giovanilista, nemmeno volevamo che ci paternalisti o fratello maggiore, anche perché io correvo il rischio di essere paternalista più che fratello maggiore. E mi è sembrato che questi personaggi avessero un carattere, un loro carattere, ognuno di loro avesse un carattere specifico, e in particolare uno di loro vivono situazioni, degli ostacoli, ma che qui non sono situazioni a tranne una di loro, non sono situazioni estreme. Le ragazze sono quattro ragazze semplici, no? Molto. E nel momento in cui decidono di intraprendere questo viaggio per accompagnare una di loro, anche lì c'è un viaggio che viene continuamente negato, quasi un viaggio che non dà le aspettative, non risolve, non risponde alle aspettative che avrebbe dovuto avere. Il personaggio di Margherita Bui è la madre di una di queste ragazze, e mi interessava perché doveva essere un personaggio di madre non cresciuta che ha allevato la figlia da sola, però mi piace dire che Margherita era in un particolare stato di grazia e ha affrontato con semplicità questo personaggio, senza caricarlo di desiderio di fare, pur avendo le occasioni, le scene, dico adesso farò questa scena madre, no, l'ossessione della performance, no, lei l'ha avuta, ha scelto anche con la sua misura, no, con la sua sapienza, anche con leggerezza, ha tratteggiato un personaggio che questa madre, sorella maggiore, un po' amica, che non riesce ad essere, non vuole essere madre, fino in fondo, e però anche lei affronta un percorso che la porterà a trovare qualcosa in questa relazione con la figlia. Devo dire che Margherita è stato un vero regalo per il film, anche per il modo in cui lei è riuscita a stare a queste quattro ragazze, non solo con Maria Roveran, ma anche le altre tre ragazze che interpretano le amiche. Questa è una cosa che, per esempio, per i miei lontani ricordi, quando sei adolescente o poco più che adolescente,
non sempre si confidi, no? Spesso ci si misura un po' con gli altri, è più di me, è meno di me, senti di avere qualcosa di meno degli altri, no? E ti confronti, no? Sei sempre lì a ossessionarti su ciò che vale, ciò che non vale, molto più di quanto poi tu lo possa fare nell'età adulta. E per questo queste ragazze non parlano moltissimo, però il viaggio inevitabilmente scioglie questi percorsi interiori, no? Perché non è un viaggio dove accadono chissà quali, non so, rapine, agguati, la macchina fa fuori strada, no, è un percorso loro interiore, ovviamente esplicitato anche in momenti che comprendono anche l'aspetto fisico dell'esistenza, no? Quel tipo di energia, di gioia che può esserci solo in quegli anni, e anche gli aspetti più profondi che sono però in giuria al Festival di Belgrado, e fino ad allora avevamo pensato che non dovesse essere una città come Berlino, Parigi, New York, e allora ero un po' orientato verso Hamburgo, sembrava un po' eccentrico rispetto a Berlino. Poi invece sono stato in giuria al Festival di Belgrado e mi sono accorto che Belgrado è una città molto bella, sembra di essere nel cuore dell'Europa, una specie di piccola Berlino, con dei giovani che avevano tutto occupato il cinema, un bellissimo cinema storico che si chiama Svezda, e allora anche quella è stata una cosa che ho rubato da quell'esperienza che ho messo nella storia, altrimenti le avrei dovuto far andare nella solita discoteca. Invece questo locale aperto, occupato, dove c'è anche un momento dove c'è una festa, quindi che comprende anche l'aspetto ludico tipico di questi ragazzi, e mi è sembrata una scelta molto interessante. Dice anche, quando parla di sé, no? È una che fa le prove di volontà, che da piccola fa la chiusa in cantina per una vita intera, oppure che lavora in un piccolo albergo di notte dove dice che non vuole avere attorno a sé cose che ricordi, cose che danno la sua identità, ma lei si lascia stare in questo vuoto. Però in questo vuoto lei cerca, e in questo vuoto che lei possa andare a Belgrado, dove oltretutto ha in realtà una sua amica, qui c'è un rapporto misterioso. Sì, molto particolare. E poi in realtà Caterina è la persona che cerca appunto, no? Poi voglio dire di più magari per non togliere il piacere della scoperta da parte dello spettatore. Però qualcosa trova. Cosa trova? Una specie di conciliazione con se stesso. Sì. È stato segnalato. Devo dire che abbiamo lavorato tutti i giorni insieme, è stato molto interessante lavorare con lui, perché ha delineato questa figura di fratello, prete, ma anche lui per qualche momento di confusione. È come se questo incontro, avvenendo un po' all'inizio del viaggio, è come se lui facesse una sorta di tagliando spirituale a questi quattro ragazzi. Soprattutto mi è piaciuto il modo anche lì semplice con cui ha fatto, senza forzare gli aspetti del suo ruolo. Alla fine ha una piccolissima parte, però è proprio come un punto di svolta quando incontrano lui, e vederlo in questo personaggio è stata una. E poi c'è un dialogo che mi piace molto con Caterina, quando Caterina mi ha servito leggere tutti quei libri, la bellezza del tuo ragionamento, la spina che nel cuore, il fatto che scegli sempre la strada più difficile, non quella più facile, questo dimostra che è servito. È una cosa che non si dice, il tuo capitale è dentro te stesso, la cosa che custodisci non è un vantaggio esteriore, no? Quella è una guida anche per capire cosa sta cercando Caterina. E secondo me Alessandro sta facendo. Grazie mille, complimenti.